Le differenze tecniche, tattiche e di condizioni atletiche si sono subito palesate al Selvapiana in favore della San Benedettese. I molisani per larghi tratti della contesa hanno evidenziato limiti nella gestione della sfera in difesa e linea mediana e i reparti lenti e scollegati. Il fischietto è agro di Terni. Al primo affondo Tozzi, Borsoi sulla pennellata di Franco approfitta in area di un rimbalzo e fredda imparabilmente Conti sotto la curva Scorrano. Siamo appena al sesto minuto. I lupi non hanno la reazione che il pubblico di casa attenderebbe. Gli ospiti si fanno preferire nella manovra. Attorno al quarto d'ora Minadeo è precipitoso su un errato retropassaggio di Baldinini, nulla di fatto. I locali provano una timida reazione affidata al solito Todino dal fianco destro. Sul calcio piazzato il capitano in casacca grigia è però al di là della linea difensiva. I ritmi sono sonnacchiosi, a buon gioco la formazione marchigiana. Minuto 36, discesa di Cianci a destra per Todino, nei pressi dei 16 metri, carambola su Marinucci, la palla fa la barba al palo. Tutto quel primo tempo, al rientro negli spogliatoi, piovono fischi dalla tribuna all'indirizzo dei giocatori di casa per una prestazione inconcludente. Vullo inserisce nella ripresa subito Miani ad affiancare l'isolato di Gennaro e Bernardi sulla corsia mancina per il centrale Pani. Ma alla prima occasione il Campobasso rischia un clamoroso autogol dinanzi a Conti, la palla incoccia la traversa e rientra in campo. Sul capovolgimento dell'azione duettano fino alla porta avversaria, proprio gli ultimi entrati, Miani e Bernardi a sinistra. La Samb quanto può incute timore ai padroni di casa sulle sovrapposizioni di Baldinini, innescato da D'Angelo. Minadeo all'ottavo si ritrova il cuoio sul piede sbagliato, tutto solo in area, palla in curva. I locali spingono con maggiore vigore rispetto ai primi 45 minuti, ma la manovra risulta spesso farraginosa e senza sbocchi per l'ottima predisposizione dei giocatori di Silvio Paolucci. Al 14esimo ospiti rossoblù di nuovo vicini al raddoppio, traiettoria velenosa sul calcio piazzato di D'Angelo. Ancora una manciata di minuti e D'Angelo, tra i migliori in assoluto, pesca Padovani in area. Conti è salvato dal legno. Il colpo di grazia arriva puntuale a metà ripresa, D'Angelo sfonda ancora una volta a sinistra, Baldinini lasciato indisturbato in area piccola, inchioda per la seconda volta Conti, rimasto tra i pali. Con Fazio e Pignataro in panchina, Vullo preferisce il difensore Fusaro allo stanco Marinucci. Proprio Fusaro si crea una occasione da fondo campo, errore di Fulop, la palla attraversa la linea di porta senza che nessuno intervenga. Alla mezz'ora Minadeo rovescia all'interno dell'area di rigore, non arriva per un'inerzia, Miani a correggere in rete. Inerme, approssimativo e sfiduciato, il Campobasso esaurisce le ultime risorse fisiche e consegna su un piatto d'argento i tre punti ai marchigiani.